Presidente, l'ultima in casa, arrivederci, è proprio il caso di dirlo, in eccellenza per la prima del 2019-2020, seconda stagione consecutiva portata a termine. Oggi molte iniziative, anche passato in secondo piano, questo 1-1 tra Lanciano e Ortona, le vecchie glorie del Lanciano, la premiazione a metà campo, il leoncino legonziano. Insomma, che pomeriggio è stato, De Vincentis? È stato un bel pomeriggio, pure perché al di là, diciamo, della partita che abbiamo fatto contro l'Ortona, quello che voglio sottolineare è che è stato dato alla mascotte il nome Legonziano, un nome scelto da me, il sindaco, le maestre, il mister. C'è tanta storia in questo nome, quindi faccio il complimento anche al bambino che ha pensato di dare un pezzo di storia alla nostra mascotte. L'altro aspetto bello è degli ex giocatori, che ringrazio tutti quanti. Oggi ho fatto anche il pranzo con loro, mi sono divertito, mi sono fatto raccontare le loro storie, i loro aneddoti. Un'iniziativa voluta fortemente da me come presidente, perché io credo che nel centenario dobbiamo essere aperti a tutti. Speriamo che anche il prossimo anno faremo queste azioni, portare altri ex giocatori rossoneri a centrocampo con il gagliardetto del centenario che portano a casa, e questo mi fa molto molto piacere. La cosa più bella di questa stagione? Ma ci sono più aneddoti belli. Io dico che è stata una stagione splendida e spero che l'anno prossimo sia una stagione veramente importante e straordinaria. Quest'anno abbiamo vinto il campionato già da qualche settimana, ci accingiamo a prepararci anche adesso per la finale di Coppa Italia, che è una competizione a cui teniamo tanto. Mi dispiace solo per le tante tante assenze inanellate in questo momento qua, che non mi aspettavo assolutamente che doveva succedere tutto di colpo, però da quello che vedo stanno un po' sulla via della guarigione, e quello che altrettanto mi fa piacere è che chi sta sostituendo i pezzi davanti del Lanciano sono ragazzi che hanno un valore assoluto, quindi ecco, complimenti. Oggi menzione particolare mi viene da dire, Presidente, non so se concorda, per Gianluca Malvone. Sì, Gianluca quest'anno ha fatto l'esordio. Oggi parliamo di un ragazzo del 2002, d'impatto, ha saputo fare quello che doveva fare in campo, quindi giusto e sinceramente il mister ha fatto il giocatorino, questo è quello che mi sento dire. Oggi dal primo minuto Dennis Zela, play, grande ragazzo, grandi prospettive, speriamo che oggi come oggi possa continuare a crescere in modo verticale anche lui. Questo mi fa enormemente piacere sottolineare questi percorsi di questi ragazzi che vengono dagli allievi dell'anno scorso e oggi come oggi si ritagliano quei giusti spazi.